Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, eccoci qua. È passato un pochino di tempo rispetto a quello che, a cui ci siamo abituati ultimamente, perché nonostante io mi fossi portata avanti per evitare di saltare video nel periodo in cui sarei stata in ferie, in realtà quello sono riuscita a farlo. Il problema è stato che le mie ferie sono state interrotte da un problema di salute simpaticissimo, senza star qua a attaccare pipponi, però ho avuto non il maligno, non si capisce bene come l'abbia schivato, ma ne abbia preso uno analogo fondamentalmente. Quindi ho avuto e ho tuttora una pesante infezione alle vie respiratorie. Adesso io spero che si senta bene lo stesso il volume, della mia voce. Ci saranno un po' più di tagli del solito perché presumibilmente, anche se le indicazioni mediche mi dicono che devo oppormi ai colpi di tosse, farò della tosse lo stesso. Quindi scusate per i tagli e basta, per il resto, insomma, sono molto contenta di risentirvi, seppur non sia passato questo secolo, però ormai mi ero abituata, insomma, a chiacchierare con voi almeno un paio di volte a settimana, quindi mi ha fatto strano non registrare per un po' e fatemi sapere come state, se siete tornati dalle vacanze, se siete ancora in giro, insomma, fatemi sapere tutto quello che avete voglia di raccontarmi, come sempre. Se faccio delle facce strane perché mi oppongo alla tosse, è una cosa che ancora mi mancava, non l'avevo mai dovuto fare, vediamo cosa succede. Ho pensato di fare un videobook haul sia perché sono indietro con tutte le letture, quindi non sono ancora pronta a parlare delle letture del mese di agosto, sia perché insomma era seppur un video lungo, magari il più semplice da realizzare, quindi ricominciamo così, poi vediamo un attimino di tornare in pari con tutto quanto il resto. Allora, ho suddiviso i libri in categorie, come spesso faccio, e la prima categoria composta di 3 volumi. Di cui vi parlo è quella degli arrivi dalle case editrici, quindi ringrazio tantissimo Mondadori perché mi ha mandato ben 3 volumi. Di uno abbiamo anche già parlato, che è Il labirinto delle nebbie di Matteo Cavezzali. Vi lascio linkato nella scheda il video delle letture di luglio, dove ho parlato di questo romanzo, che rientra tra i 6 migliori romanzi che ho letto quest'anno fino a questo momento. Mi viene in mente perché ne parlavamo su Instagram di recente, e è stupendo, è un romanzo lacustre, ambientato appunto in un paesino realmente esistito, a cui Cavezzali si è liberamente ispirato, nella zona dell'Emilia Romagna, insomma in Italia. E è un po' una storia investigativa tra mito, leggenda, folklore. È super interessante, non si può dare un'etichetta a questo libro, è un po' mystery, un po' thriller, un po' investigativo, un po' folcloristico, un po' surreale, ha tante cose. Comunque vi rimando appunto a quel video per saperne un po' di più, super 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 consigliato. Poi altro libro che ho già letto, di cui parleremo però nel video delle letture di agosto, è Creature luminose di Shelby Van Pelt, sempre edito da Mondadori. Scusate, questo costa, quello di Cavezzali costa 19 euro, sono 174 pagine, invece questo della Van Pelt costa 22 euro e sono 300, 400 pagine, 410 pagine. Questa è una storia dolcissima, in breve, molto umana, quelle classiche storie che mi fanno pensare al mio amatissimo Friedrich Bachmann, se lo conoscete. Ci tengo a fare il paragone perché ci sono appunto sia la storia che i personaggi sono molto in linea con quello che scrive lui, quindi se vi piace lui sicuramente vi piacerà anche questo libro. E diciamo che il presupposto su cui si basa è l'amicizia di una donna con un animale poco usuale, che è un polpo ospite di un acquario. Questa sarà ovviamente poi una grande metafora per arrivare a raccontare qualcosa di più profondo. Non vi dico di più perché questo è un book haul e non un video letture, però è super consigliato anche questo, davvero molto tenero e ho versato anche qualche lacrimuccia, vi dico la verità.
L'ultimo libro che mi ha mandato Mondadori è di Dario Correnti, si chiama Tutti i nomi della morte e ancora non l'ho letto, ma lo leggerò a breve. Fa parte della collana del giallo Mondadori, costa 18 euro per 400 pagine. Tutti questi tre font sono font medio-grandi con interlinea medio, quindi agevolmente leggibili. Di questo non so praticamente nulla, se non che ci sono dei personaggi che sono già stati trattati in precedenza. Io ho in previsione di leggere per il gruppo di lettura Superi Bricchi. Il primo libro suo credo che sia, che si chiama Il destino dell'orso, guardo là ovviamente perché è là, e credo che i personaggi siano gli stessi, spero di non dire una scemenza. Comunque qua dice, ritorna la strana coppia più amata del giallo italiano, un killer spietato inafferrabile, una scia di sangue lunga decenni, il mistero di un affresco. Quindi, insomma, non so altro, devo capire se leggere prima quello, recuperare quello che sta in mezzo e poi leggere questo, o se leggere questo indipendentemente, prendere a ritroso, devo capire un pochino. Se qualcuno è al passo con questi libri di Dario Correnti, mi faccia sapere. Comunque sono molto molto curiosa di leggerlo perché è un autore di cui sento parlare da tempo. Dopodiché vi faccio vedere l'unico acquisto che ho fatto su Vinted, come qualcuno sicuramente di voi già saprà perché ho fatto un video sull'argomento, ve lo lascio sempre nelle schede. Io mi sono data questa regola: do via i libri insomma, di cui mi voglio disfare su Libraccio e su Vinted e riacquisto soltanto tramite il guadagno che ci faccio, sia su Libraccio che su Vinted. Questo per cercare di limitare le mie uscite, che si sa, sono sempre troppe. Su Vinted, l'unico libro che ho acquistato questo mese, tramite grazie al credito che mi sono fatta vendendo i libri, è un libro che cercavo da un botto di tempo, di Brian Freeman, La verità sbagliata. Questo è edito PM, costa, scusate, 19 euro per 370-80 pagine. Font grande e interlinea grande. Questo qua è il secondo volume, quello che viene subito dopo al primo della serie che si chiama La donna che cancellava i ricordi, se non sbaglio, che io lessi nel 2017-2018, insomma, ero stata compresa nell'evento di rilascio e poi volevo andare avanti con quella serie, che insomma il primo volume mi era piaciuto moltissimo. Sono dei thriller psicologici investigativi, Brian Freeman è tipo uno dei The Boss assoluti, no? Di questo genere. Però questo volume, che è uscito abbastanza velocemente rispetto al primo, è andato subito fuori produzione, o perlomeno si è dimostrato di difficile reperibilità, non so come mai. Poi non vi dico che ho passato la mia esistenza dietro al recupero di questo libro, però ci ho provato più volte e non ci sono mai riuscita. Morale della faccenda, l'ho trovato su Vinted, sono impazzita, l'ho pagato, non me lo ricordo in questo momento, forse 7 euro. Non sto facendo dei grandissimi affari, cioè per riuscire a prendere un libro io devo dire che devo venderne almeno, insomma, una decina, più o meno, dipende. Per cui, insomma, non è proprio pari pari, però almeno riesco a fare questi recuperoni. Ne ho fatto un altro pazzesco, ma ve lo farò vedere, insomma, appena arriverà. Anche quello è stato un recuperone assurdo perché è introvabile il libro. Comunque, tornando a noi, questo è il secondo volume, che finalmente sono riuscita a recuperare. Quindi porterà avanti la storia di questi personaggi che erano stati presentati nel primo volume, dove c'era l'investigatore coadiuvato da questa psichiatra, le cui pazienti donne, avevano cominciato ad essere assassinate, no? E quindi vediamo che cosa succederà nel secondo capitolo. Adesso poi mi è tornata una particolare voglia di leggere i thriller. Ma la cosa bella è che adesso mi aggancio per farvi vedere, i libri che fanno parte di un ordine Libraccio, sempre fatto con quella logica lì, per cui ancora adesso non vi ho mostrato nulla che io abbia comprato di tasca mia. E questa cosa mi rende sempre molto fiera. Poi non vi preoccupate che arriva il momento in cui ho speso i soldi, però pazienza.
primo libro dell'Ordine di Braccio, il terzo volume della serie di Brian Freeman. Ed è stato lì che mi sono incaponita per riuscire a recuperare la verità sbagliata, perché è uscito La strada dell'inganno. Ho detto, caspita, non è possibile che io riesca a recuperare questo secondo e rimanga impiantata, e intanto esca anche il terzo volume. Quindi l'ho trovato usato a metà prezzo su Libraccio, costa 19,80, 18,90, scusate, è appena appena uscito, sono anche qua 390 pagine e idem con patate. Andiamo avanti con questi personaggi. Con questo, insomma, nuovo caso dell'ispettore Frost Easton a San Francisco, quindi un'ambientazione molto bella. Rimanendo sempre in tema di thriller, ho preso Io sono l'indiano di Antonio Fusco. Tutto questo che vi faccio vedere dell'Ordine di Braccio è tutto a metà prezzo. Qua dice la prima indagine dell'ispettore Massimo Valeri. Allora, vi dico la verità, so poco, 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 poco di questo libro, però l'ho visto particolarmente sponsorizzato su Instagram, proprio sponsorizzato, non fatto, insomma, girare tra i book Instagrammer. L'ho proprio visto pubblicizzato e chiaramente non vi so neanche dire che il gatto ha tirato il mio colpo d'occhio, no? Dopodiché mi sono detta perché no, è tanto che non leggo un thriller di Rizzoli, l'ho trovato usato e non mi dispiace il mood che si percepisce leggendo quel poco che c'è a disposizione, no? Quindi non è vero che l'indiano non credesse nell'amore, anzi ci credeva pure troppo, si era innamorato una volta e lo era rimasto per sempre. Questo mi incuriosisce perché questo indiano dovrebbe essere uno, appunto, un investigatore, no? E non è normale che si analizzi subito il suo aspetto amoroso. Qua dice: capelli lunghi legati con un codino, impulsivo, insofferente alle gerarchie e le ingiustizie. L'ispettore Massimo Valeri è conosciuto da tutti come l'indiano. Abita in una barca ormeggiata al porto turistico di Roma e le sue uniche compagne di vita sono una moto Guzzi California EV e Lorena, gatta dal portamento aristocratico che si presenta ogni giorno per reclamare cibo. Insomma. Ci sarà ovviamente un caso da risolvere, però mi ispirava molto il profilo che viene tracciato di questo investigatore. Siccome è difficile trovarne di particolari, ho messo insieme un po' di elementi, l'ho trovato usato e l'ho preso. Questo è Nero Rizzoli, costa, è copertissimo, quindi non lo so. Sono 212 pagine ed è sempre molto agevole sia font che interlinea, comodi. Poi, il motivo principe per cui ho fatto tutto l'ordine, cioè la cosa, diciamo, il pezzo forte, è Nero d'Inferno di Matteo Cavezzali. Vi dico subito così non mi dimentico, edito Mondadori, costa 19 euro, stesso discorso del font, perché è sempre la stessa collana, sono quasi 300 pagine. E questo è l'esordio, se non dico una scemenza, comunque il primo libro pubblicato da Mondadori di Matteo Cavezzali, l'autore che abbiamo visto prima, con Il labirinto delle nebbie, che mi è tanto piaciuto, quindi essendomi innamorata di quel libro, ho deciso di recuperare anche questo, che pare come Il labirinto delle nebbie sia ispirato ad una storia vera, ad un personaggio realmente esistito, poi sempre ispirato ovviamente, e poi la storia è romanzata. Qua dice: c'è un vecchio calzolaio che per tutta la vita ha nascosto un segreto terribile, il suo nome è Mario Buda, altrimenti noto come Mike Boda. In America, Boda's Bomb è diventato il sinonimo di autobomba. Per le imprese di Mike Boda è stata scritta la prima legge antiterrorismo del mondo, eppure nessuno si ricorda di lui. Chi è questo immigrato, questo arrabbiato che ha firmato una delle pagine meno eroiche ma più significative della lotta contro l'ingiustizia sociale? E va avanti, per cui prende in esame questo personaggio e ci costruisce intorno una storia. Non vedo l'ora di leggerlo, non vedo letteralmente l'ora di leggerlo. Io mi sono innamorata tantissimo di come scrive Cavezzari. Dopodiché, libro che puntavo da i secoli dei secoli, amen, è di Delia Owens, La ragazza della palude. Ne aveva parlato la Simo, la biblionauta, tantissimi anni fa, ma proprio tanti anni fa, e io me l'ero segnato. Poi sapete com'è, c'è sempre qualcosa che è più priorità, no? Eccetera, eccetera, e quindi sono passati gli anni. Quando poi ho letto sempre Il labirinto delle nebbie di Cavezzali, avendo questa ambientazione nella palude, mi è tornato alla mente, l'ho trovato usato sul libraccio, ho detto dai, è il suo momento. Questo costa 15 euro, edito da Solferino, per
400 e qualcosa pagine, 410 pagine, devo dire interlinea grande ma font medio, no, non gigantesco. E dovrebbe essere un thriller psicologico ambientato sempre in queste zone un po' particolari. Quindi non vedo l'ora di leggerlo. Dice: dalla sua uscita nell'agosto 2018, La ragazza nella palude ha venduto e continua a vendere una quantità straordinaria di copie, ancor più stupefacente se si considera che è un debutto. Il libro di Owens ha superato di gran lunga i numeri di Margaret Atwood, John Grisham e Stephen King messi insieme. E la Peppa. Comunque, sarà così. In casa editoriale, 90 settimane in classifica in USA e tradotto in 45 paesi. A questo punto ci hanno pompato l'ira del Signore di aspettative. Molto bene. Chiudiamo l'ordine libraccio con la mia amatissima Ruta Sepetys, per Gerzanti, con Il cielo non ha catene, che è uscito anche questo, secondo me, luglio o fine giugno o luglio, comunque di recente. Il prezzo coperto, scusate, è coperto anche quello a metà, quindi non riesco a dirvelo. Comunque qui sotto approfitto per ricordarvi che nell'info box ci sono sempre tutti i link di tutto quanto. E sono neanche 300 pagine, font è molto grande, con l'interlinea molto grande. Lei scrive, è l'autrice di Avevano spento anche la luna, è una delle mie preferite, come qualcuno di voi sicuramente già sa. Sono indietro di due romanzi a questo punto, quello che ho recuperato nello scorso ordine libraccio e questo qua. Non vedo l'ora di affrontarli. Uno lo voglio leggere sicuramente al più presto, e poi mi trattengo così non rimango senza, però insomma non sono sul pezzo con la Ruta e è tantissimo che non leggo qualcosa di suo. Lei prende sempre in esame non dei periodi storici, però diciamo sì, dei periodi, degli specifici avvenimenti realmente accaduti, poi ci romanza anche lei intorno, storie d'amore, storie familiari, storie di vita, insomma, un po' una Clara Sanchez, che va un po', si addentra un po' più nella storia, insomma, fa delle ricerche anche un po' più approfondite, ecco, diciamo. Beh, vi farò sapere, insomma. Prima possibile perché mi sto dilungando troppo, vado avanti. Allora, arriviamo alle cose che ho pagato e faccio molto veloce, vi faccio vedere come Navi nella notte di Tullia Boledo e vi lascio linkato nelle schede sicuramente almeno la prima parte del reading vlog in cui ho letto questo romanzo insieme a voi. È stato molto divertente, l'ho adorato, letteralmente adorato. L'ho pagato 19 euro, il font è grande, l'interlinea è medio, quindi molto comodo. Sono 450 pagine ed è un thriller molto molto contaminato, molto molto particolare e pregno di tanti altri elementi. La scrittura di Avoledo è fantastica e soprattutto la caratterizzazione dei suoi personaggi. Sono stata entusiasta, quindi intanto lo consiglio tantissimo. Poi vi consiglio anche di andare a vedere il video per saperne un pochino di più. È suddiviso in due parti, la recensione poi definitiva è nella seconda parte del reading blog. Tutto quello che non riesco a linkarvi nelle schede perché lo spazio è limitato, ve lo linko qua sotto nell'info box. Grande sorpresa, super bello, mi è piaciuto tantissimo. Invece, uno degli ultimi acquisti che ho fatto insieme a Claudia di Lise Legge, Lise Viaggia, quando ci siamo incontrate, siamo andate a fare un giro in libreria insieme, cosa che spero di rifare molto presto. Ho comprato di Chiara Tagliaferri Strega Comanda Colore. Di cui non so veramente nulla, se non che anche questo deve essere un romanzo molto strano, un po' ibrido, dovrebbe essere narrativa, chiamiamola normale, ma con delle contaminazioni, sulla stregoneria, insomma, è molto particolare. Qua dice: tutto comincia nella provincia più dimenticata della Bassa Padana, dove una nonna feroce tiene in scacco la famiglia a colpi di umiliazione e crudeltà. Il denaro per lei è potere, il potere è controllo. La nipote protagonista di questa storia a 5 anni dice a sua madre: quando la nonna Viviana muore, ballerò sulla sua tomba con delle scarpe rosse. La madre si sente in colpa. Come ti ho passato tutto questo? Dal sangue? Due battute che sono l'esempio dello stile che incendia la pagina, il sound di un esordio infuocato dai colori cangianti della cattiveria, per cui Chiara Tagliaferri ha orecchio assoluto. Il talento letterario di riprodurla attraverso personaggi femminili memorabili, la nonna, la madre, la sorella, se stessa. Va avanti poi la trama, però deve essere appunto una storia familiare un po' contaminata anche qua di folklore,
di leggende, di tradizioni, di cose strane, quindi è un genere che mi sta attirando particolarmente. Poi ne parlavo con un'amica, ha detto che lei l'avrebbe letto, io avrei voluto iniziare a leggerlo al mare, poi insomma è successo quello che è successo. Ciao mare, ciao vacanze, questa cosa di tenere la tosse è difficilissima. Poi sono andata con il mio amico Jacopo, che avete visto nel video, scusate, dei consigli di lettura per l'estate, ve lo lascio sempre da qualche parte. Siamo andati in giro per mercatini, abbiamo visitato, mi pare, ben tre mercatini o due o tre, e abbiamo comprato un po' di cosine usate spendendo pochissimo. Vado veloce perché questi non li ho letti, visto già, sto già parlando troppo e come si può vedere sto anche facendo fatica. Ho trovato di Diego Lama, Tutti si muore soli, di Diego Lama. Ho letto di recente l'altro che si chiama, quello di Capri, Il mostro di Capri, e questo qua è precedente. Non mi fa impazzire l'edizione, però l'ho pagato 1 euro e questo c'era, insomma, ero solo curiosa di iniziare dal principio con il commissario Veneruso, per cui l'ho preso per questo motivo. Poi ho trovato sempre la stessa bancarella di Lorenza Gentile, Le piccole libertà, che dovrebbe essere questo romanzo molto leggero ambientato con ambientazione, insomma, la Shakespeare and Company. E morale della faccenda, niente, questo non mi ricordo se 1 o 2 euro. Poi per l'altissima cifra di 1,80 euro ho preso L'acustica perfetta di Dalia Bignardi, di cui ho già letto Oggi faccio azzurro, Storia della mia ansia, e un terzo che non mi sto ricordando perché sono una capra, comunque lei mi piace molto e quindi insomma per 1,80 euro mi piace anche l'edizione, l'ho preso. E poi la chicca che avrei voluto leggere, devo dire, in vacanza, ma anche questo non ce l'ho fatto, ho trovato di Natsuo Kirino, che conosco ma di cui non conoscevo questo titolo, L'isola dei naufraghi, lei è una che scrive delle cose a metà tra il thriller e l'horror, se ben mi ricordo, perché ne avevo letti un paio quando ho cominciato a pubblicare in Italia. Io lavoravo ancora in libreria, però stiamo parlando di almeno 10 anni fa, quindi non so, penso che scriva ancora più o meno lo stesso genere. E questo è ambientato su un'isola. Voi sapete che quando le cose, soprattutto un po' horror, sono ambientate sulle isole, io divento deficiente, e quindi anche questo l'ho pagato ben 2 euro e me lo sono portato a casa. Poi siamo quasi alla fine. Ho preso due Einaudi con cui ho preso lo zainetto, nonostante mi fossi ripromessa di non farlo, l'ho fatto perché ho saputo e ho anche visto con i miei occhi che hanno corretto il difetto che avevo trovato scomodissimo l'anno scorso. Non sto qua a ammorbarvi, però penso che fosse scomodo per tutti, ma in generale per chi come me è bello tozzo ha bisogno di allargare un po' le spalline, no? Per starci bene dentro, perché non essendo una silfide. Questo faceva in modo che ci fosse troppo poco tessuto che avanzava nel gancio della spallina, non so se sto riuscendo a spiegarmi, e ogni 2 minuti mi si sganciava la spallina, mi cadeva lo zaino, una roba che mi irritava da morire. Invece quest'anno ho saputo che hanno posto rimedio a questa cosa, quindi ero in libreria, avevo, in realtà questi li ho presi tutti e tre insieme, comunque avevo preso un regalo che poi non andava bene, che poi ho restituito, ma non avevano quello giusto perché avevano sbagliato loro, quindi avevo quei soldi. E in più, quando avevo fatto quell'acquisto, mi avevano dato 10 euro di gift card. Quindi, insomma, ho approfittato, ho preso Paolo Crepé, L'autorità perduta, Il coraggio che i figli chiedono, che è un libro di pedagogia, poi di cultura. Lui è chi mi conosce da un po' sa che è un autore che seguo molto, che leggo molto, no, psicoterapeuta, psichiatra. E niente, nonostante sia tanto tempo che non leggo niente di questo argomento, anche un po' per scelta, per opposizione, ho pensato che potesse essere interessante anche solo per arricchimento personale, anche se non servirà a nulla, diciamo. E Uomini, Boschi e Api di Mario Rigoni Stern, che farà parte del Superlibri GDL, non mi ricordo in che mese, però insomma lo leggeremo prima della fine dell'anno. Crepè costa 11,50, questo costa 11 e sono entrambi Einaudi. Il font è grande, l'interlinea medio, sono Rigoni Stern, se ce la faccio dirvelo, 183 pagine, mentre Crepè sono 164. Ultimo libro che ho preso sempre in quell'andata in libreria, chiamiamola,
me l'ha fatto scoprire Emanuele di Neverending Stories, ed è di Catherine Doyle, autrice anche della serie del Custode delle Tempeste, che io ho amato moltissimo, e Katherine Webber, che invece non so chi sia, si chiama Twin Crowns, è edito Mondadori, esula un po' dal genere che leggo di solito perché dovrebbe essere un fantasy. Qua dice due gemelle separate alla nascita, un solo trono, chi otterrà il potere e la corona. Non credo che sia la storia più originale del mondo, però mi ha proprio conquistata il fatto che fosse scritto anche da Catherine Doyle. Siccome quella serie del Custode delle Tempeste mi era piaciuta così tanto, mi andava di fare intanto una lettura diversa. Mi sono spaccata l'unghia, scusate, molto bene. E intanto di fare una lettura diversa e poi di ritrovare quello stile di scrittura. Qui dice anche: non si può distruggere la magia, troverà sempre la strada per tornare a casa. E questo mi fa, non lo so, mi fa pensare a una lettura un po' leggera di quelle che ogni tanto servono, no? Andare via di testa, detto così, non è il massimo della vita. Il font è grande, l'interlinea è medio, le pagine sono 480 e il costo è di 18 euro. Bene, ragazzi, io avrei finito. Vi ringrazio tantissimo di essere ancora qua. Insomma, anche se è passato un po' di tempo, non vi ho abbandonato, giuro. Vi ringrazio di essere rimasti per tutta la durata del video, qualora siete ancora qua. Quindi un abbraccio gigante, un bacio. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta e vi aspetto qua sotto nei commenti per chiacchierare. Ciao!